In una sala consiliare, gremita in ogni ordine di posto, il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha consegnato all'imprenditrice della Green Economy, Daniela Ducato, il premio Donna Sarda dell'anno 2012. Giunto alla 26esima edizione, il riconoscimento ideato dalle Lioness Cagliari è stato attribuito alla persona che è riuscita con le sue idee a creare soluzioni innovative, non solo in tema di produzioni da aziende alternative, ma anche occupandosi del tema sociale. Un piacere soprattutto per le parole dette, per l'importanza del lavoro svolto da Daniela Ducato nel corso degli anni su tematiche fondamentali quali l'ambiente, la green economy, il riuso, il saper mettere insieme imprenditori, imprese, agricoltori, artigiani in una solidarietà d'impresa per produrre meglio tutti insieme in termini di qualità, a partire dai prodotti dell'ambiente, senza un consumo dell'ambiente tale da poter devastare, deturpare ciò che è il bene primario che circonda noi tutti e che in Sardegna è una risorsa, dalle coste all'entroterra, alle montagne, e invece sapendo utilizzare al meglio quella risorsa perché si possa attraverso quella dare una opportunità, un'occasione di lavoro, oltre che di sviluppo del territorio. Non ho parole. Ringrazio tutti e soprattutto perché è un premio, cioè non è un premio, sono tanti premi l'uno dentro l'altro. È un effetto moltiplicatorio, che è lo stesso effetto di quando si scambia il talento, no? Il mio talento più il talento di un altro, sono due. È l'effetto moltiplicatorio. E anche oggi vedo un effetto moltiplicatorio perché mi avete spiazzato, vedo artigiani, imprenditori di tutta la Sardegna, dalla Maddalena, da Olbia, da Tempio, da Nur, da Oliena, insomma siete venuti tutti qui facendomi questa sorpresa. Dedicandomi il vostro tempo, e sapete quanto sia prezioso il tempo per me, perché per me il tempo non è l'accezione inglese che il tempo è denaro, ma preferisco Don Milani che il tempo è vita, con tutto quello che vuol dire questa parola. A sua volta Daniela Ducato, visibilmente emozionata, ha voluto donare alla presidentessa delle Lioness Cagliari, Piera Carta, un mazzo di rose senza spine e al primo cittadino di Cagliari una serie di libri legati al mondo della green economy e non solo.